indice dei paragrafi del messaggio di Bergoglio. Ehi, scopriamone alcune. Febbraio 2024, Mark Voice. Il primo video si trova qui, sulla lettera I nell'angolo in alto a destra. Cominciamo con due considerazioni prima di completare lo studio del messaggio del Santo Padre Francesco al World Economic Forum 2024. Il Nuovo Vaticano benedice il World Economic Forum. Bergoglio e la nuova Chiesa di Roma, fondata col conclave del 2013, si rivelano estremamente pericolosi per il mondo, perché legittimano moralmente gli impiegati del World Economic Forum nel loro lavoro di modellare il futuro della comunità internazionale attraverso la subordinazione della ricerca di potere e di guadagno individuale, il che comporta l'infliggere una lunga serie di sofferenze alla libertà individuale. Nonostante queste sofferenze, Bergoglio e la nuova Chiesa di Roma invocano un'abbondanza di benedizioni divine per queste decisioni del World Economic Forum, in quanto la nuova umanità che risulterebbe da questo coraggioso lavoro di modellamento sarebbe più solidale e perciò più buona e più giusta come non lo sarebbe mai stata dalla sua comparsa sulla faccia della Terra. In questa nuova umanità, tutti gli uomini saranno posti al livello del popolo, ma il livello del popolo sarà quello stabilito dal World Economic Forum. Si tratta di un egualitarismo morale, quindi il bene assoluto, della vita individuale, a livello sia materiale sia spirituale. Infatti si preannuncia anche un egualitarismo delle religioni e delle divinità, come anticipato dalla dichiarazione di Abu Dhabi con la famigerata frase «Il pluralismo e le diversità di religione sono una sapiente volontà divina con la quale Dio ha creato gli esseri umani». In questo modo tutti gli uomini diventeranno fratelli universali, tutti uguali in tutto, nel possesso dei beni materiali, ma anche nel pensiero politicamente corretto e nella futura religione di tutte le religioni. Insomma, il coraggioso progetto del World Economic Forum, benedetto dalla nuova Chiesa 2013 con Bergoglio e i futuri successori, non sarà una semplice oppressione come quella della Germania dell'Est sotto il comunismo, ma sarà un nuovo mondo più simile alla Francia del grande terrore egualitarista successivo alla Rivoluzione francese o alla Cambogia sotto Pol Pot. Gli errori della Russia sono arrivati in Argentina e poi... Seconda considerazione. Bergoglio sembra avere un grande ruolo nella realizzazione del segreto di Fatima. Infatti, nell'insegnamento sulla seconda visione mostrata ai veggenti, la Madonna spiega: «Verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato. Se accetteranno le mie richieste», che significa «se i vescovi accetteranno le mie richieste», «la Russia si convertirà e avranno pace». Qui, con «avranno pace», si riferisce a tutti gli uomini sulla Terra citati poco prima. «Se no, spargerà i suoi errori per il mondo,
promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire. Qui, invece, poiché sia Giovanni XXIII sia Paolo VI si sono dimostrati simpatizzanti dei comunisti e dei sovietici, il Santo Padre che avrà molto da soffrire sono stati Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Infatti, secondo logica, Benedetto XVI è stato costretto alla declarazio. Allora, la Russia spargerà i suoi errori per il mondo. Dato che l'apparizione di Fatima è del 1917 e dato che la Russia è stata la patria del comunismo, per errori della Russia sparsi per il mondo si possono intendere le varie forme del socialismo e del comunismo. E effettivamente il comunismo è stato diffuso in tutto il mondo ed è giunto anche in Sud America. Qui il clero lo ha mescolato ai Vangeli e lo ha elaborato come teologia della liberazione. Tra parentesi, ciò dimostra che pure alcuni vescovi, attivamente o meno, sono stati degli strumenti della diffusione degli errori della Russia nel mondo. Dato questo coinvolgimento dei vescovi, si ricava che la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato sarebbe stata innanzitutto l'occasione della conversione di tutti i vescovi del mondo dagli errori del comunismo. Invece questa consacrazione non è stata effettuata. E durante il Concilio Vaticano II la condanna del comunismo è stata perfino boicottata con l'inganno e infine impedita. Torniamo a Sud America. Questa mescolanza sudamericana di teologia e di comunismo, chiamata teologia della liberazione, è stata dichiarata erronea in alcuni aspetti da Giovanni Paolo II e dal prefetto della fede Joseph Ratzinger. Allora il clero sudamericano l'ha modificata in qualcosa che può essere definita teologia del popolo. E Bergoglio dall'Argentina l'ha portata fino in Vaticano, definendola ufficialmente fratellanza universale, approfittando anche dei documenti ambigui del Concilio Vaticano II. Ed ora, insieme al World Economic Forum, intende spargerla al mondo intero, come bene comune della nostra famiglia umana. Un'attuazione che potrebbe costituire l'oggetto dell'avvertimento di Fatima. La Russia spargerà i suoi errori per il mondo, grazie al Nuovo Vaticano 2013. Passiamo ora ai due paragrafi rimasti da studiare del messaggio, in cui Bergoglio indica le organizzazioni utili alla realizzazione del suo bene comune. Bene comune fratellanza, bene comune egualitario, bene comune famiglia umana universale. Sempre la stessa cosa è Affari e finanza per l'obbligatoria solidarietà globale. Bergoglio inizia il quinto paragrafo indicando al mondo degli affari e della finanza di percepirsi ora con un potere più vasto di quello degli stati nazionali. Scrive: da parte sua, il mondo degli affari e della finanza ora opera in contesti ancora più ampi, dove gli stati nazionali hanno una capacità limitata di controllare cambiamenti rapidi nelle relazioni economiche e finanziarie internazionali.
Detto questo, Bergoglio assegna al mondo degli affari e della finanza il dovere di controllare l'etica di tutte le imprese di affari, businesses, indipendentemente dalle leggi democratiche dei singoli stati. La situazione esige che le imprese stesse siano sempre più guidate non semplicemente dalla ricerca di un giusto profitto, ma anche da standard etici elevati, in particolare per quanto riguarda i paesi meno sviluppati, che non dovrebbero essere alla mercé di sistemi finanziari ingiusti o usurari. Cioè, qui Bergoglio non denuncia i sistemi finanziari ingiusti o usurari. Non denuncia nemmeno i governi corrotti dei paesi meno sviluppati che permettono lo sfruttamento ad opera delle imprese del mondo degli affari e della finanza. Qui Bergoglio si rivolge ai colpevoli dei sistemi finanziari ingiusti o usurari ed esige che si autodiminuiscano i propri profitti. Oppure, dato che scrive al World Economic Forum, esige che il World Economic Forum cominci esso a subordinare la ricerca di potere di guadagno delle imprese del mondo degli affari e della finanza al bene comune della nostra famiglia umana, indipendentemente dalle leggi e dalla tassazione stabilite dagli stati democratici. Insomma, Bergoglio non ha inviato un messaggio ai popoli affinché controllino l'operato del mondo degli affari e della finanza, ma ha scritto al World Economic Forum affinché esso regolamenti il mondo degli affari e della finanza, indipendentemente dal controllo democratico dei popoli. Poi Bergoglio precisa che l'esigenza di questa etica delle imprese è per raggiungere l'obiettivo, che così possiamo finalmente comprendere al meglio. Un approccio lungimirante a tali questioni si dimostrerà decisivo per raggiungere l'obiettivo di uno sviluppo integrale dell'umanità nella solidarietà. Dunque, Bergoglio, con sviluppo e anche con bene comune, non intende un aumento della disponibilità dei beni essenziali, elettricità, ospedali, scuole, per un numero crescente di popolazioni, come aveva anche accettato nel messaggio del 2014. No. Per sviluppo, Bergoglio intende quello della solidarietà, che vuol dire una nuova umanità senza più la ricerca di potere e di guadagno individuale. Una nuova umanità guidata dal World Economic Forum o da qualcosa di simile, per quanto riguarda l'economia, la conoscenza del passato, la storia, e l'informazione sull'attualità, e guidata dal nuovo Vaticano 2013, per quanto riguarda una nuova religione. Quindi Bergoglio conclude il quinto paragrafo con il dovere di procedere ovunque e uniformemente, altrimenti c'è il pericolo dell'arretramento dei risultati fin qui raggiunti. Scrive: lo sviluppo autentico deve essere globale, condiviso da tutte le nazioni e in ogni parte del mondo, oppure regredirà anche in zone finora caratterizzate da un progresso costante. Ossia, commento io, tutte le popolazioni devono avere lo stesso trattamento di subordinazione dell'individuo alla solidarietà,
altrimenti uno Stato che rimarrà più democratico degli altri costituirà un cattivo esempio per le popolazioni degli altri Stati. Occorre invece fare in modo che, dovunque un uomo andrà, l'obbligo alla vita solidale troverà. Bergoglio, il salvatore degli scartati dagli egoisti. Cosa ho ricostruito fin qui su Bergoglio? Bergoglio indica l'uomo come cattivo perché ricerca il potere e il guadagno individuale, sia esso politico o economico. Dunque, seguendo questa tendenza, gli uomini che hanno anche un minimo di più emarginano e scartano gli uomini che hanno di meno, come gli indios, il popolo delle favelas, i migranti, i nonni, i divorziati risposati, gli omosessuali, eccetera. La soluzione a questo problema è, come ha detto nel quarto paragrafo, la subordinazione della ricerca di potere e di guadagno individuale al bene comune della nostra famiglia umana, ossia una subordinazione a livello globale. Dunque, cosa penso dopo queste idee della persona Bergoglio? A me sembra che Bergoglio abbia una personalità malata. Probabilmente ha il complesso della mancanza di riconoscimento e o della esclusione sociale. Una sofferenza personale che poi attribuisce in modo esasperato ai poveri, ai bisognosi e ai vulnerabili, come gli indios, il popolo delle favelas, gli immigrati, i divorziati risposati, gli omosessuali, eccetera. Forse il pensiero più autentico di Bergoglio è il todos, todos, todos della Giornata Mondiale della Gioventù 2023. Tutti, tutti, tutti. Solo che questi tutti non è vero. Per tutti Bergoglio intende solo tutti i rifiutati, tutti gli emarginati, tutti gli scartati. Per esempio i rifiutati dall'ingiustizia della fame, gli emarginati dall'ingiustizia dello sfruttamento, gli scartati dall'ingiustizia della ricerca di potere e di guadagno individuale, ma soprattutto i respinti dalla misericordia di Dio da parte della Chiesa Cattolica, quella terminata con Benedetto XVI, come i divorziati risposati, Amoris Laetitia, e gli omosessuali, Fiducia Supplicans. Questi sono i todos, todos, todos a cui Bergoglio si riferisce e dei quali probabilmente pensa che soffrano di mancanza di riconoscimento e o di esclusione sociale come lui ne soffre. La conseguenza di questo pensiero è che tutti gli altri che non fanno parte dei todos, la stragrande maggioranza, devono o subordinarsi spontaneamente oppure essere subordinati. Sì? Può essere? I conti tornano? Secondo me, quando Bergoglio si affaccia dalla finestra sulla piazza San Pietro, lui vede tanti piccoli egoisti che seguono il loro piccolo egoismo e che, in questo modo, perpetuano la cultura dello scarto. Per cui, secondo lui, occorre sostituire questa cultura con una nuova cultura, quella dello sviluppo integrale dell'umanità nella solidarietà.
Solo che, dato che l'uomo spontaneamente è egoista, allora la solidarietà non può che essere imposta, obbligata. Insomma, bisogna essere più cattivi della cattiveria dell'uomo per farlo comportare come se fosse buono, almeno per farlo vivere nella stessa condizione dei buoni. Non si può certo mica aspettare che si convertano spontaneamente. Però, in definitiva, come in passato per tutti i dittatori per il bene del popolo, con la scusa di voler salvare tutti i poveri, tutti gli scartati e tutti i rifiutati del mondo dagli egoismi della maggioranza dell'umanità, secondo me Bergoglio cerca solo una giustificazione per la propria tendenza vendicativa a perseguitare e opprimere gli uomini. Spiacente, non ce l'ho fatta a fare il video semplice. Nel prossimo video vedremo l'ultimo paragrafo da indagare, il sesto, mentre il settimo lo abbiamo già indagato nel primo video di questa serie. A presto, indagatori!